Il nostro territorio quest'estate è stato devastato dalle fiamme, il più delle volte, se non tutte, ad opera di criminali senza scrupoli. In primis il Vesuvio, che ha visto svilupparsi il più grande incendio degli ultimi 100 anni, ma anche i Campi Flegrei, la città di Napoli. Ma come si fa a tutelare i boschi dagli incendi? Chi interviene per prevenire prima e per mettere in sicurezza poi? E quali sono i rischi che restano sul terreno quando le fiamme si sono spente? Per rispondere a questi interrogativi, l'Arma dei Carabinieri, la Regione Campania, il Parco del Vesuvio, la Città Metropolitana di Napoli, il mondo accademico e dell'associazionismo ambientalista hanno organizzato un convegno tenutosi al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti e tecnici del settore. Per quanto riguarda il caso Vesuvio, la Città Metropolitana in particolare è stata in campo dalle ore immediatamente successive all'incendio e continua senza sosta a lavorare per ripristinare lo status quo ante. A ridosso dell'incendio e appena le fiamme sono state estinte abbiamo immediatamente attivato il nostro servizio di sorveglianza stradale e la nostra società partecipata Armena per consentire la riapertura della strada del Vesuvio su Ercolano, che era stata interessata da questo incendio devastante, facendo riprendere quindi le attività ricettive del posto, che hanno subito un notevole danno economico a seguito di questo incendio, perché tutte le crociere hanno dovuto dirottare altrove poi i loro passeggeri che invece avrebbero dovuto raggiungere il Gran Cono. Stiamo mettendo in atto dei protocolli, abbiamo riaperto la via Cifelli e abbiamo con l'Armena messo in sicurezza il tratto di strada di nostra competenza, stiamo aiutando le forze dell'ordine dell'ente parco a capire come abbreviare i tempi per l'apertura della riserva utilizzando dei mezzi meccanici poco invasivi. Immaginiamo che nella prossima primavera di poter realizzare la riapertura del parco, dando anche ai carabinieri una quota di biciclette che ci apprestiamo a poter acquistare con un finanziamento anche del Ministero dell'Ambiente che abbiamo recuperato nel corso degli anni. L'ente di Piazza Matteotti è intervenuto anche con trasferimenti di risorse ai comuni. Abbiamo dovuto necessariamente prevedere un contributo ai comuni per poter potenziare i servizi di protezione civile con l'acquisto di mezzi meccanici. Lo diceva stamattina il sindaco che è intervenuto al convegno, noi abbiamo stimato circa 1 milione di euro da poter affidare ai comuni dell'area vesuviana per poter potenziare i loro servizi di protezione civile. È intervenuto al convegno anche il consigliere metropolitano delegato Michele Maddaloni, che ha fatto il punto sullo stato attuale della situazione. Siamo con l'UTB, quindi con i Carabinieri Forestali e il Parco Nazionale, preparando una convenzione che ci consente di operare all'interno della riserva per mettere in sicurezza insieme a loro via Matrone. Poi stiamo con l'ente parco, abbiamo fatto un protocollo d'intesa che a giorni firmeremo per l'utilizzo dei nostri forestali per ripristinare i sentieri che sono stati interamente compromessi, quindi faremo in modo che per la prossima estate noi già abbiamo dei sentieri fruibili e quindi chi va al parco può riprendere quello che erano, diciamo, i percorsi all'interno non solo della riserva ma anche delle altre aree. E poi su invito della prefettura stiamo tenendo un tavolo istituzionale di raccordo di 13 comuni con la regione e con la prefettura per sia il rischio idrogeologico che per i primi interventi, diciamo, di urgenza proprio per mettere in sicurezza quelli che possono essere anche rischi provenienti dalle prossime piogge. Sul fronte della prevenzione si registra anche un incremento delle forze in campo. Bisogna lavorare seriamente sulla prevenzione. Prevenzione che è prevenzione sul terreno, ma è anche prevenzione proprio sul suolo, perché agli incendi, ai danni degli incendi così rilevanti, non succedano poi danni che derivano da piogge o da quant'altro. Il decreto legge che sta uscendo prevede la stabilizzazione di 101, circa 100 operai a tempo determinato che da anni aspettavano di essere stabilizzati, ma soprattutto aspettavano di poter lavorare anziché 6 mesi, un anno intero, e dall'altra parte quello che era allora il Corpo Forestale dello Stato, oggi noi aspettavamo che potessero lavorare per tutto l'anno. In tanti tuttavia si chiedono quali siano gli interessi che armano le mani dei piromani. Ora noi dalle indagini che finora abbiamo svolto non abbiamo riscontri che ci siano interessamenti della criminalità organizzata classica,
e però certamente ci sono degli interessi anche quando gli incendi sono dolosi che muovono da attività illegittime, dal bracconaggio, dall'interesse per la pastorizia, dall'interesse anche per aree urbanizzate, per urbanizzazioni, da altri interessi.